PTG, buona domenica da Vito Coppola, stadio Madonna del Piano di Ausonia, campionato di eccellenza laziale girone B, 24esima giornata in campo insieme a Ausonia e Monte Spaccato. Per gli uomini di gioia il 2018 è cominciato bene, ma dopo la sconfitta in casa della capolista Nuova Florida è importante tornare alla vittoria subito e mantenere l'ottima media punti ottenuta nelle ultime settimane. Le immagini che state ricevendo sono coordinate da Tiziana Palombi e dall'esterna 2 di Telegolfo RTG. Andiamo alla lettura delle formazioni con le due squadre disposte già in fila sul terreno di gioco. E allora partiamo dai padroni di casa dell'insieme Ausonia che scendono in campo con Ferrelli tra i pali, Quirino, Senzio, Gemmiti, Cassini, Nicola Pirolozzi, Emanuele Pirolozzi, Natoni, Bracco, Luigi Gioia e Jeremy Emma. A disposizione di mister Roberto Gioia ci saranno Scognamiglio, Di Palma, Badu, De Vito, Colacicco, Pascarella e Radu. Risponde il Monte Spaccato con Sorcini tra i pali, Grotta, Appolloni, Barilaro, Morini, Pezzuto, Daniele Di Giovanni, Gamba Curta, Totini, De Dominicis, Gianluca e Carletti. A disposizione di mister Andrea Di Giovanni, Cardau, Di Tolla, Calabresi, Cercenelli, Andrea De Dominicis, Alzani e Russo. Arbitra il match la giacchetta nera, oggi in fucsia, pantaloncini neri, Mohamed Abdul Kadir Abukar della sezione di Aprilia, coadiuvato da Federico D'Antoni, primo assistente della sezione di Ciampino, dal secondo assistente Daniele Tesciotti della sezione di Latina. Dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi a Girali insieme a Ausonia che con molta probabilità batterà il calcio d'inizio del match. Dalla destra alla sinistra invece risponderà la compagine capitolina del Monte Spaccato. Intanto che i controlli alle due porte sono stati terminati, la palla viene apposta sul dischetto di centrocampo per poter permettere ai giocatori di casa di far cominciare il match, come dicevamo, valido per la 24esima giornata del campionato di eccellenza laziale girone B. Un insieme a Ausonia poco avvezza ai pareggi in questo campionato, solo 3 al momento i pareggi, soltanto la Dispoli nel girone A ha ottenuto meno X nel suo ruolino di marcia per quanto riguarda il campionato appunto di eccellenza. C'è qualche problema intanto sulla panchina ospite, in quanto si deve, anzi la panchina di casa ovviamente, dove mister Gioia deve indossare la pettorina fucsia poiché la sua divisa in qualche modo va a dar fastidio, molto simile alla divisa degli ospiti, quindi potrebbe trarre in inganno il primo assistente, il signor D'Antoni, per quanto riguarda la linea dell'offside. Cominciato il match con il primo pallone gestito da Quirino, poi all'indietro il lancio lungo in avanti a cercare il colpo di testa e a trovarlo di Bracco, poi il pallone è verso Jeremy Emma, l'uscita del portiere Sorcini che va a rilanciare a favore del suo compagno di squadra a centrocampo che prova in qualche modo a imbastire la prima azione degli ospiti, ma ancora il pallone viene gestito da Gemmiti, poi Emanuele Pirolozzi, ancora il pallone sulla sinistra, il cross al centro, prova ad arrivarci Bracco, non ci arriva, ma il pallone è ancora a favore dell'insieme Ausonia con Jeremy Emma che supera il diretto avversario, lo punta nuovamente, si trattava di Pezzuto, il pallone finisce in fallo laterale. Si chiude il primo minuto di gioco del match con l'Ausonia che prova a spingere sin dalle prime battute, un Monte Spaccato che condivide il 13° posto in classifica che è l'ultimo per potersi salvare senza la disputa dei play-out, un insieme a Ausonia che invece è lì intorno alla 7ª posizione in classifica, un po' lontana la zona play-off, ma sicuramente per quanto riguarda la qualità della rosa e per i risultati raggiunti fino a questo momento, per i punti comunque messi in cascina, la squadra di mister Gioia è comunque la favorita del match, come dicevamo in apertura, dopo la sconfitta contro la Nuova Florida è importante ripartire immediatamente, comunque una sconfitta con 2 reti di Luigi Gioia, il capitano, nel 4-2 contro la Nuova Florida. È stata comunque una buona partita, non per i gol incassati ovviamente, ma
Comunque non era facile andare a giocare contro la squadra che si sta giocando il campionato. Adesso viene sbagliato questo calcio di punizione, prova a portarsi il pallone in avanti Pezzuto, la perde con Natoni che la scaglia in avanti a favore di Gioia, viene riconquistato da Gambacurta, il capitano del Monte Spaccato, in difesa Pirolozzi, Nicola l'amministra, ma attenzione perché la perde, 3 contro 3, ancora Pirolozzi in scivolata, prende il pallone prima che l'avversario, l'arbitro lascia proseguire. Si ferma l'Ausonia, mette il pallone in fallo laterale, la botta la ricevuta il giocatore del Monte Spaccato, ma il direttore di gara ha guardato il primo intervento che era pulito di Nicola Pirolozzi. Vediamo che il direttore di gara aspetta prima di chiamare lo staff medico degli ospiti, non gli permette di entrare, sta controllando che il giocatore ce la faccia da solo a ripartire, infatti non vengono fatti entrare sul terreno di gioco i componenti dello staff medico, quindi si riprenderà con un fallo laterale in favore degli ospiti che con tutta probabilità restituiranno il pallone alla Ausonia. Così è con Gianluca De Dominicis che la dà all'indietro per Emanuele Ferrelli. Cassini la scambia con Natoni. Dà fastidio in fase di pressing De Dominicis, poi lancio in avanti a cercare Bracco, il colpo di testa a seguire, buona la copertura di Morini che la sparacchia direttamente dalle parti della panchina di Gioia e si riprenderà con una rimessa con le mani per l'Ausonia, già battuta. Nicola Pirolozzi prova a sventagliarla subito da quest'altra parte verso Capitan Gioia, impreciso il passaggio. Rimessa con le mani per Apolloni, poi subito De Dominicis cerca in avanti, attenzione all'uscita del portiere rischiosa di Ferrelli che riesce poi a servire Gemmiti e poi subito il pallone in profondità, attenzione per Gioia che lo ricorre al limite dell'area di rigore, contro di lui Apolloni, lo punta Gioia, entra adesso in area di rigore, lo supera, attenzione Gioia mette dentro, non ci arriva nessuno, una deviazione di un difensore, poi perfezione in corner Barilaro per il primo corner del match in favore dell'insieme Ausonia. L'azione subito alla sventagliata a destra per Gioia che ha puntato il diretto avversario, ha provato a metterla dentro, non c'erano giocatori dell'Ausonia pronti a ribadire in rete, quindi calcio d'angolo battuto, palla dentro, ci arriva il numero 5, poi attenzione la battuta verso la rete, sull'esterno della rete. Non abbiamo visto il protagonista, ci sono passati davanti alcuni supporter e sostenitori ritardatari. Colpo di testa di Nicola Pirolozzi, poi il pallone viene recuperato da Gambacurta che prova a giocarla in avanti, la deviazione di Sensio in fallo laterale. Rimessa è per Grotta che cerca Pezzuto, poi il pallone finisce nuovamente fuori con Di Giovanni che lascia la battuta a Grotta, palla dentro, la sponda di testa, ribatte la difesa dell'Ausonia, poi Gemmiti, pallone recuperato però da Pezzuto, poi bene Emanuele Pirolozzi guadagna la rimessa con le mani che sarà Sensio a battere, all'indietro per Nicola Pirolozzi. Cassini. Il lancio cercare Emma. Poi il pallone viene recuperato da Gemmiti che torna direttamente dalle parti di Ferrelli. Attenzione, rischia qualcosa Nicola Pirolozzi in questo dribbling, poi lancia in avanti verso Gioia in sovrapposizione, si fa vedere Quirino, Gioia non lo serve, adesso sì, Quirino può far partire il cross, punta ancora Apolloni, stavolta è bravo il terzino sinistro a fermarlo, ma Quirino riesce a far partire un cross che finisce tra i piedi di Gambacurta. L'arbitro ferma tutto, ci sarà rimessa con le mani per l'Ausonia, pronto Quirino. Dalle sue parti c'è Gioia, si fa vedere anche Natoni, invece è servito Emanuele Pirolozzi che riesce a mantenere il pallone in campo, il cross di Gioia di testa Gambacurta a liberare, poi insegue il pallone in scivolata Cassini, anticipa il suo diretto avversario che nel caso era Diego Tocchini.
Nicola Pirolozzi. Il lancio a cercare Bracco, viene fischiato un fallo della punta centrale dell'Ausonia, quindi si riparte con questo calcio di punizione in favore del Monte Spaccato, che prova a costruire qualche azione interessante, la perde però in questo caso Pezzuto. Il pallone viene recuperato dal centrocampo dell'Insieme Ausonia con Anatoni, che serve all'indietro Quirino, e poi ancora tra i piedi di Nicola Pirolozzi, che col mancino prova a innescare Emma. Telefonato questo lancio in avanti e quindi Pezzuto la recupera, viene inseguito da Emanuele Pirolozzi, poi la scivolata, si alza la bandierina del secondo assistente Tesciotti, era in fuorigioco Totini, che se poi aveva subito fallo in un secondo momento, rimane a terra Totini. Monte Spaccato che arriva dallo 0-0 interno contro l'Arce. Ed è stato l'unico pareggio esterno di questo campionato per il Monte Spaccato. Attenzione al lancio ancora in avanti per Gioia. Capisce tutto stavolta Polloni, lo ferma, mantiene il pallone in campo, ma lo restituisce al centrocampo dell'Ausonia, che può ripartire con il pallone ancora verso Gioia. Si gira nello stretto Emanuele Pirolozzi, la perde, poi non riesce in un primo momento, in un secondo sì, Pezzuto a liberare. Riparte velocemente Di Giovanni, che viene fermato fallosamente da Anatoni, strattonato in più di un'occasione, poi anche una botta al volto. Infatti protesta il 7 del Monte Spaccato. Se ne sono andati 9 minuti nel corso di questo primo tempo, ancora 0-0, non ci sono state azioni o parate importanti, anche se l'Ausonia ha mantenuto meglio il campo in questi primissimi minuti di gara. Calcio di punizione affidato ai piedi di Gambacurta, che cerca e trova Polloni sulla sinistra, si ferma Polloni, poi prova a scattare sull'out, la gioca all'interno per Carletti, che poi la perde, la riconquista ancora una volta Gioia. Fallo di mano di Pezzuto, calcio di punizione per l'Ausonia, vuole batterla velocemente e lo fa Pirolozzi, che cerca Gioia, sbaglia l'aggancio Gioia, non era facile. Chiaro l'intento tattico dell'Ausonia, con gli scatti di Gioia sulla destra, cercato molto dai suoi compagni di squadra in questo inizio match, di meno Emma sul versante opposto, Natoni, poi il tocco in avanti, attenzione, liscio, Gemmiti aveva fatto partire un buon pallone, stava combinando una frittata la difesa del Monte Spaccato. Natoni, interviene Gambacurta, che poi serve sulla destra Grotta, la discesa di Grotta che vede Di Giovanni, lo innesca, ma arriva Nicola Pirolozzi senza problema, poi libera non benissimo, Natoni la difende, la sventaglia in avanti Sensio, la rincorre Bracco, viene fermato, poi arriva in copertura Morini, torna all'indietro da Sorcini con il mancino a cercare Grotta, che era rimasto in proiezione offensiva. Rimessa con le mani per l'Ausonia con Sensio, cercato ancora Bracco, ancora una volta fallo del numero 9 dell'Ausonia, che ha completamente travolto il capitano avversario Gambacurta. Calcio di punizione affidato ai piedi di Alessio Morini. Nicola Pirolozzi di testa, prova a toccarla Emanuele Pirolozzi, poi Bracco, Emma di prima intenzione, prova a cambiare gioco verso Gioia, buona era l'idea, meno la realizzazione, troppo su Sorcini, si ferma Polloni e la gioca all'indietro per Barilaro. Il lancio a cercare lo scatto di Gianluca De Dominicis, buono il controllo, va De Dominicis, prova a cambiare gioco dalle parti di Di Giovanni, lo trova Sensio, forse, eh sì, in maniera fallosa, non ha trovato il pallone Sensio, si è alzata subito la bandierina di Tesciotti. Calcio di punizione, la posizione interessante, salgono i difensori del Monte Spaccato pronti a colpire di testa, si allontana dalla palla Di Giovanni,
Calcio di punizione sarà battuto da Gianluca De Dominicis. Sono saliti in 6 in area di rigore con Pezzuto che resta fuori area, pronto a prendere una ribattuta da parte della difesa della Ausonia. Calcio di punizione affidato a De Dominicis, in movimento in area di rigore, palla per Gambacurta che prova di prima intenzione, il pallone sul fondo al 13esimo, la prima conclusione verso la porta. Del Monte spaccato, alta sopra la traversa, sarà rimessa dal fondo per Ferrelli, c'è l'arbitro che va a dire qualcosa a Ferrelli, probabilmente stava controllando che Nicola Pirolozzi si rialzasse, ha subito una botta al polso sinistro. Adesso si può procedere con la battuta della rimessa dal fondo per Emanuele Ferrelli. Il rilancio di Ferrelli a cercare gioia, poi il colpo di testa di Natoni, la chiusura di Appolloni, assiste Emanuele Pirolozzi, commette fallo. Punizione per il Monte spaccato. Direttamente fuori però questo calcio di punizione. Rimessa con le mani per la Sonia con Quirino, poi gioia subito dalle parti di Bracco, sbaglia il tempo di intervento Grotta, il pallone arriva ad Emma, un dribbling, poi il pallone per Gioia, attenzione in area di rigore, un rimpallo lo tradisce, poi ancora Gioia, la deviazione e attenzione, reclama un calcio di rigore la Sonia, aveva perso il pallone ma è stato abbastanza ingenuo Barilaro che poi ha travolto Jeremy Emma. Fallo laterale per il Monte spaccato con Appolloni che la gioca in avanti, interviene ma fallosamente Quirino su Carletti. Eccolo Carletti che gioca all'indietro per Morini. Diciamo, entrambe le squadre giocano con una sorta di tridente, anche il Monte spaccato prova a giocare con i tre davanti. Il pallone, attenzione, il tacco all'indietro, ci ha provato al volo Di Giovanni. Pallone alto sopra la traversa, le fiammate del Monte spaccato che prova a trovare delle buone trame lì davanti. È stato molto bravo nell'occasione Totini a fare da sponda a Daniele Di Giovanni, sua conclusione terminata alta sopra la traversa. Ancora il rilancio affidato ai piedi di Emanuele Ferrelli. Colpo di testa di Bracco, poi Emma. Cercato Gioia, Polloni arriva prima di lui ma Gioia la riconquista, raddoppio su di lui, si libera molto bene con una finta, poi il lancio verso Bracco, c'è il fallo di mano da parte di Carletti. Probabilmente detta dell'arbitro, non aveva il braccio congruente al corpo e quindi si procederà con questo calcio di punizione. Sale anche Matteo Cassini in area di rigore avversaria, pronto a staccare di testa. Solo 3 giocatori, adesso arriva anche Gemmiti. Gioia che sta accorciando in questo momento, sarà Emma a battere questo calcio di punizione molto probabilmente sul secondo palo dove si sono piazzati tutti i giocatori. Attenzione, arriva anche Nicola Pirolozzi, attenzione alle lunghe leve di Cassini, cercato proprio lui di testa, il pallone termina sul fondo ma segnalata posizione irregolare e quindi si riprenderà con un calcio di punizione per offside.
Diciottesimo in corso, ancora 0-0. Morini lanciò a cercare in avanti De Dominicis. Anzi, è Di Giovanni che poi la dà a Grotta, fermato da Nicola Pirolozzi in fallo laterale. Ancora Grotta con le mani. Scambia lì vicino con Di Giovanni, la recupera in un primo momento l'Ausonia, ma Carletti la riconquista nella tre quarti avversaria. Ancora Polloni, prova un ennesimo secondo pallone giocato il Monte Spaccato, ma i lanci in avanti sono imprecisi e quindi ricomincia l'Ausonia. Nicola Pirolozzi, ancora il lancio lungo. Emanuele Pirolozzi la controlla con Pezzuto che gli mette il pallone in fallo laterale. Senzio con le mani all'indietro per Nicola Pirolozzi. Ancora un lancio al bacio, stavolta per Gioia. Polloni si è fatto saltare la prima volta, ma nelle altre occasioni ha ben difeso. Poi Polloni interviene su Gioia, l'ultimo a toccare è stato il capitano dell'Ausonia, e si riprenderà con una rimessa dal fondo. È stato anche spinto da Polloni, l'arbitro ha ritenuto regolare la spallata del 3 del Monte Spaccato. Il rilancio in avanti, il colpo di testa di Giovanni, poi l'intervento di Nicola Pirolozzi. Pezzuto lotta e riconquista il pallone, lo mantiene in campo, attenzione a Di Giovanni. Di Giovanni sul lato di destra contro Nicola Pirolozzi che lo ferma con buona Lena, ma poi non riesce a mantenere il pallone in campo. Senzio, rimessa con le mani in avanti ancora per il Monte Spaccato. Grotta cerca Di Giovanni che termina a terra senza fallo e sarà rimessa dal fondo per l'insieme a Sonia. Un inizio di partita senza particolari emozioni, con i padroni di casa che finora hanno fatto meglio la partita, diciamo con dinamiche molto simili tra loro. Molto cercato Gioia sulla destra, impegnativa la partita per Polloni. Prova adesso Natoni a cambiare gioco invece dalla parte di Emma. La palla viene intercettata da Grotta, poi Senzio, il pallone è proprio per Emma, prova a chiudere il triangolo, il pallone viene recuperato da Di Giovanni, poi palla in avanti con Totini, poi la perde, attenzione a Ferrelli che la gioca ancora per Nicola Pirolozzi. Ancora passaggio sbagliato dalle parti di Gemmiti. E ancora una rimessa con le mani su quell'out, sull'out di destra, dove entrambe le squadre da una parte e dall'altra cercano di insistere, di attaccare. Emanuele Pirolozzi, Senzio di prima intenzione, la scaraventa in avanti dalle parti di Bracco che viene fermato, stavolta subisce fallo a detta di Abukar. I ritmi non sono altissimi, questo ti aiuta. Attenzione al pallone in avanti, Emma è in fuorigioco, si alza la bandierina. Dicevamo, questo favorisce comunque il Monte Spaccato, che comunque ha intenzione di uscire dal Madonna del Piano con almeno un punto. De Dominicis prova a innescare in avanti un compagno di squadra, viene fermato da Quirino, poi Emanuele Pirolozzi per Nicola. Ancora col mancino, ancora a cercare Bracco, l'intervento non è falloso di Morini, si continua a giocare. Morini prova a dare una mano all'avversario per rialzarsi, tanto Grotta aveva messo il pallone in fallo laterale per permettere a Bracco di riprendersi. Si è rialzato Bracco, ha ricevuto una gomitata abbastanza chiara anche a occhio nudo. L'arbitro non ha ritenuto falloso l'intervento del numero 5 Alessio Morini.
Quindi si riprende dalla rimessa laterale per l'Ausonia, che la restituirà al Monte Spaccato. E si riparte con il pallone per Yuri Sorcini. Morini continua a parlare intanto Bracco con il direttore di gara, voleva il fallo, gamba curta, il pallone in avanti tra le linee per Di Giovanni. Attenzione al lancio per De Dominicis, ottima uscita di Ferrelli, Nicola Pirolozzi vorrebbe il fuorigioco, è stato bravo Ferrelli a uscire su Carletti, rischia molto in questi casi l'Ausonia. Stanno giocando bene Di Giovanni e Carletti tra le linee dei padroni di casa. Cassini, ancora lui dopo aver scambiato con Gemmiti, poi in umbra in questo inizio gara il numero 4 dell'Ausonia. Attenzione al pallone giocato per Bracco, arriva prima di lui Grotta, lo insegue Bracco e Grotta è costretto a mettere il pallone in fallo laterale, rimette il naso nella tre quarti avversaria, l'Ausonia palla al piede con Emanuele Pirolozzi. Emma prova il dribbling su gamba curta, il pallone all'indietro con Gemmiti, il tocco a favore di Emanuele Pirolozzi, sbagliato, la palla direttamente sul fondo. 24esimo che si chiude in questo istante, 0-0, così come le palle gol. Fino a questo momento Morini lancia in avanti Nicola Pirolozzi, Emanuele Pirolozzi, poi sì, era stato Gemmiti, Emma è riuscito a tenere il pallone in campo praticamente restituendolo agli avversari, con Pezzuto che insiste, subisce fallo da Gemmiti. Calcio di posizione per il Monte Spaccato. Lancio in avanti, attenzione al tacco di Giovanni che stava innescando ancora una volta Carletti e Totini, però già siamo dall'altra parte con Emanuele Pirolozzi che cerca a destra Gioia, scivola Polloni, attenzione Gioia può andare, serve Emanuele Pirolozzi che può crossare dentro, eccolo Pirolozzi, palla dentro per Gioia che non ci arriva, poi Emma all'indietro per Gemmiti che subisce nettamente fallo, calcio di punizione in favore dell'Ausonia, siamo a meno di 20 metri dalla porta difesa da Sorcini, una buona soluzione, buono questo attacco come sempre, decisivo Gioia che con il suo movimento ha costretto Appolloni a forzare, quindi a scivolare aprendo un'autostrada per Emanuele Pirolozzi sulla destra, poi il cross non c'è arrivato Luigi Gioia, calcio di punizione, posizione molto interessante, potrebbe andare col mancino Emma, sulla palla c'è anche Nicola Pirolozzi, c'è Emanuele Pirolozzi. Sorcini sceglie una barriera a 4, qui si aggiungono anche dei giocatori del insieme a Ausonia per coprire la traiettoria, addirittura c'è Bracco che si è abbassato i pantaloncini per non permettere una buona visuale, parte Pirolozzi, respinge la barriera, ancora Emanuele Pirolozzi, limite dell'aria per Nicola Pirolozzi che prova a chiudere il triangolo, poi attenzione a questa ripartenza da parte del Monte Spaccato, il lancio in avanti con Cassini che indica a Ferrelli di rimanere in area di rigore per potersi impossessare del pallone, ha rischiato oltre che di segnare ma anche di prendere una brutta ripartenza da parte del Monte Spaccato, in questo caso insieme a Sonia, attenzione al lancio in avanti per Bracco che è qui, non so se effettivamente fosse di fuorigioco la posizione di Bracco, tant'è che si è alzata la bandierina di D'Antoni per segnalarlo e quindi sarà calcio di punizione in favore del Monte Spaccato. 27esimo, 0-0 Barilaro,
Lancio in avanti verso De Dominicis, di testa non benissimo in questo caso Cassini, non riesce a mantenere il pallone in campo Quirino. Sale Appolloni, classe 96, il numero 3 del Monte Spaccato. Attenzione alla sponda in area di rigore. Totini prova a girarsi, va da all'indietro per Carletti. Carletti, Emanuele Pirolozzi, la palla è per Gioia. Gioia viene fermato, la riconquista poi Barilaro. Subisce fallo da gamba curta dopo che il pallone è uscito dal terreno di gioco, quindi l'arbitro scelto soltanto per una rimessa con le mani in favore dell'Insieme Ausonia. Cassini, ancora una volta un lancio in avanti, gamba curta, ci arriva per primo, poi Di Giovanni subisce fallo da Gemmiti. Calcio di punizione proprio nel cerchio di centrocampo in favore del Monte Spaccato, gamba curta ancora una volta per Di Giovanni. Nicola Pirolozzi, pallone per Sensio, provato ancora il lancio lungo, ancora una volta gamba curta, però si frappone tra il lancio e gli attaccanti dell'Insieme Ausonia. Si gira adesso molto bene, parte però in posizione irregolare Totini. Di Giovanni sta dando parecchio fastidio alla difesa dell'Insieme Ausonia, giocando sia tra le linee che sul versante di destra dell'attacco della squadra capitolina. Attenzione adesso a Pezzuto, che cerca ancora una volta proprio Di Giovanni, che punta Sensio. Si fa vedere a rimorchio anche Grotta, bravissimo in questo caso Sensio a fermare Di Giovanni. Intervento fondamentale. Emanuele Pirolozzi, è lenta però la ripartenza dell'Ausonia. Natoni, Quirino, ancora Natoni, inseguito da Carletti, poi il pallone in avanti, Appolloni, il pressing stentato dell'Ausonia che prova a insistere in questo caso. Gamba curta riparte da Morini, il lancio in avanti, stavolta non era scattato Di Giovanni. Cassini, Nicola Pirolozzi. Mezz'ora se n'è andata, 0-0 in questo primo tempo. Emanuele Pirolozzi, Sensio, pallone verso Bracco, la posizione di partenza ci era sembrata regolare, ne viene poi preso da Sorcini e giocato per Morini. Sulla destra per Grotta, prova la discesa Grotta, molto bene, chiuso il triangolo con De Dominicis che la mette dentro verso Totini, la insegue Ferrelli. Attenzione, la palla non è uscita, con Quirino che la gioca per Gioia di prima intenzione, la riconquista ancora però il Monte Spaccato con qualche problema di troppo per Pezzuto, che poi l'amministra bene, prova a raggiungere il fondo sulla di sinistra, contro di lui due giocatori della Sonia. Palla dietro per Carletti, sta svariando parecchio in tutte le zone del campo, riparte la Sonia, l'arbitro fischia un calcio di punizione, non poteva lasciar proseguire per il vantaggio, fallo subito da Guido Natoni. Nicola Pirolozzi può imbastire nuovamente una nuova azione per la Sonia, come sempre il lancio ancora una volta intercettato, cercato come sempre Bracco che sta toccando pochissimi palloni lì davanti, forse potrebbe cercare una manovra con palla a terra Insieme a Ausonia. La discesa di Emma che è venuto a giocare a destra praticamente a sovrapporsi anche a Gioia, dando un po' più di spazio sulla sinistra di Emanuele Pirolozzi in questa fase del match. Emma alla battuta, non è salita la squadra per un cross al centro, vediamo. Invece il cross c'è proprio per Bracco, lasciato solissimo dai difensori del Monte Spaccato. Il pallone però si spegne
sul fondo, non è riuscito a girare bene di testa la punta centrale biancazzurra. Morini, lancio in avanti, Nicola Pirolozzi di testa verso Natoni, il colpo di testa a sua volta dalle parti di Bracco che riesce a difenderla, poi Gemmiti fermato, ha perso anche una scarpa qualcuno. Il lancio in avanti dalle parti di Di Giovanni che insegue Sensio. Sensio riesce a guadagnare una rimessa dal fondo. Mentre la scarpa è stata ripresa, se non andiamo errati, da Carletti, che l'aveva persa nell'azione precedente. Quirino ha spazio, serve centralmente Natoni. Si va a vedere Gemmiti, ma Natoni va davanti per Emanuele Pirolozzi, contrato molto bene da Barilaro, poi la scivolata di Natoni a cercare Gioia, la posizione regolare, il triangolo con Bracco, ancora Gioia che ha la meglio su Appolloni, e solo Pirolozzi, non viene servito, il pallone per Bracco in area di rigore, Bracco il diagonale e il pallone termina sul fondo, si dispera Emanuele Pirolozzi che era completamente libero da un po' lì al centro dell'area di rigore al 34esimo. Il primo vero squillo da parte dei padroni di casa. La rimessa è per Sorcini. La palla viene riconquistata da Asensio, poi Gemmiti prova a chiudere in avanti in questo primo tempo l'Ausonia. Bracco, ma ancora irregolare la sua posizione di partenza, 11 più recupero alla fine della prima frazione, attenzione, battuto subito il calcio di punizione a spazio De Dominicis che cerca ancora una volta Di Giovanni. Nicola Pirolozzi si perde in un dribbling di troppo, fortunatamente non perde il pallone, la palla viene recuperata da Natoni, è rimasto a terra Totini, si ferma a Quirino e mette il pallone in fallo laterale, la scivolata precedente, Nicola Pirolozzi aveva cercato già due dribbling, stava per perdere il pallone, è entrato in scivolata, ha preso il pallone ma ha travolto anche Totini che è rimasto dolorante a terra. Si è rialzato Totini. L'arbitro dice che si può ripartire con il pallone che viene restituito all'insieme a Sonia. Il lancio in avanti a cercare ancora una volta Gioia, Appolloni, gamba curta. Il lancio in avanti a cercare proprio Totini che viene fermato. Poi Natoni all'indietro per Quirino, si fa vedere Ferrelli che con i piedi sbaglia tutto, era pressato dagli attaccanti del Montespaccato, il pallone termina direttamente in fallo laterale, stavolta il Montespaccato può usufruirne in fase offensiva ma a sinistra per la prima volta durante il match. Con le mani Appolloni, palla in area di rigore, attenzione alla sponda di testa, poi Nicola Pirolozzi, Morini riesce in un primo momento Bracco ad intercettare, poi Barilari sulla pressione di Emma, ancora Barilari se l'è cavata con un po' di fortuna anche, Sensio arriva per primo ma restituisce in pratica palla a Grotta, va Grotta, palla al piede a spazio, prova a servire Di Giovanni che prova addirittura la conclusione verso la porta, abbastanza pretestuosa questa battuta nel numero 7 del Montespaccato, che però possiamo sicuramente premiare come migliore in campo dei suoi fino a questo momento. Un po' di testa di gamba curta, poi Carletti per Di Giovanni che prova a superare Sensio, va
ancora Di Giovanni col mancino, prova a metterla dentro di testa Natoni, poi la palla viene recuperata da Gemmiti e Quirino aspetta un po' troppo, ma serve bene Luigi Gioia. Ancora all'indietro per Quirino, di prima intenzione, la palla è per Emma, la posizione è regolare. Va Emma, si fa vedere centralmente Bracco, ci sono due giocatori su di lui. Emma rientra sul mancino, che il suo piede la apre sulla sinistra per Emanuele Pirolozzi, al limite dell'area di rigore, punta Grotta, va Pirolozzi, ancora Pirolozzi sul destro, il cross dentro, il pallone per Emma! E la palla finisce, non ancora sul fondo, adesso sì. Anzi no, la palla è ancora buona, viene travolto poi Emanuele Pirolozzi, l'ha tolta dalla testa di Gioia Jeremy Emma. Al 38esimo, ancora vicino al gol l'insieme a Osonia. Calcio di punizione in favore dell'insieme a Osonia, anche se viene battuta a un passo dalla bandierina del calcio d'angolo. Due uomini in barriera del Monte Spaccato. In area di rigore ben 5 giocatori dell'insieme Sonia, compresi due difensori centrali dalle altissime leve. Cross dentro, il pallone, attenzione per Gioia, al limite dell'area, Emanuele Pirolozzi, probabilmente con un gomito il capitano gamba curta, l'arbitro ha fatto segno che ha visto e che non c'è nulla. Ferrelli, attenzione alla pressione da parte di De Dominicis. Poi viene giocato nuovamente il pallone per Emanuele Pirolozzi, Emma di prima intenzione per Bracco, Bracco lascia poi andare con Apolloni che mette in fallo laterale, sta premendo da più di 5 minuti la Sonia in maniera più convinta nel corso di questo primo tempo. Emanuele Pirolozzi all'indietro per Nicola Pirolozzi, sulla destra è completamente libero Quirino, lo vede Nicola Pirolozzi. Non c'è movimento da parte degli uomini offensivi dell'insieme a Sonia. Attenzione a Quirino che prova cercando un taglio di Emma. Si riparte con Barilari. Non è dalle parti di Sensio che di testa la gioca all'indietro per Emanuele Ferrelli. 5 minuti e mezzo più recupero alla fine di questo primo tempo. Ancora 0-0. Due occasioni abbastanza importanti per l'insieme Osonia di sbloccare il risultato con Bracco e con Jeremy Emma. Gemmiti, la pressione di De Dominicis che però commette fallo, quindi calcio di punizione a favore dell'insieme a Osonia, con proprio Gemmiti alla battuta, la lascia, se gliela tocca appena Cassini di prima intenzione, ci prova Gioia, contrato da Carletti, il cross dentro, Barilari sulla pressione di Bracco mette direttamente in fallo laterale, vediamo se c'è stata deviazione, così è, l'ultimo tocco è del 9 dell'insieme a Osonia, quindi sarà rimessa per il Monte Spaccato. Battuta del fallo laterale con Apolloni, prova a dar fastidio a Barilari Bracco e poi a Morini. Attenzione, cincischiano un po' troppo i difensori centrali del Monte Spaccato con Barilari che poi la apre a destra per Grotta. Il controllo di Grotta per Pezzuto che si gira, cerca ancora Grotta, vince un rimpallo Pezzuto. La gioca in avanti dalle parti di Totini, la palla viene recuperata da Nicola Pirolozzi, il lancio è per Gioia ma segnalata la posizione irregolare, qualche dubbio anche in questo caso non ne ha avuti però D'Antoni e quindi sarà calcio di punizione per offside in favore del Monte Spaccato. Barilari la scambia con Carletti. Ancora Carletti, la pressione di Gioia. Morini. Peccato sulla destra Quirino. Poi ottima azione di De Dominicis. Si fa vedere Di Giovanni. De Dominicis va cross verso Totini.
era un po' troppo arretrato. Quirino mantiene il pallone in campo, la gioca per Gioia, la pressione fallosa di Apolloni. Battuto il calcio di posizione, Gemmiti, Emanuele Pirolozzi, ancora Gemmiti, Nicola Pirolozzi, Sensio, Gemmiti, prova a dargli fastidio Carletti. Attenzione a Gioia, si fa vedere in sovrapposizione Quirino, poi Natoni centralmente per Jeremy Emma. Emma cerca ancora una volta Quirino che ci arriva, rimasto arretrato Gioia, l'uscita di Sorcini che in due tempi anticipa Bracco e anche la corrente Emma, gamba curta sulla sinistra Apolloni, anzi è Totini che aveva ripiegato all'indietro Emanuele Pirolozzi. Si fa vedere Sensio, ma ha servito centralmente Gemmiti. Cassini ha spazio ma prova il lancio, non aveva guardato Bracco che invece accorciava, suggerimento era per un taglio. Un minuto e mezzo allo scadere, 0-0, meglio l'Insieme Sonia nell'ultimo quarto d'ora. Mette in fallo laterale Jeremy Emma, Grotta prova gamba curta a darla in velocità per l'ennesimo scatto di Giovanni, pallone che si spegne sul fondo, sarà rimessa per Ferrelli. Tutto sommato giusto questo 0-0. Questi primi 44 minuti va Jeremy Emma, Emma, se ne supera un altro, finisce a terra, attenzione c'è il primo giallo del match per il numero 5 Morini, ultimo uomo ancora da superare per Jeremy Emma e calcio di punizione. Questa sarà l'ultima emozione con ogni probabilità del primo tempo. Calcio di punizione, ha messo a terra il pallone Emma, se l'è conquistato da solo superando tre uomini. Questo calcio di punizione vorrà anche batterlo, anche se si fa vedere Emanuele Pirolozzi insieme a Nicola. Siamo proprio nella lunetta dell'area di rigore del Monte Spaccato, sceglie adesso una barriera a 5 Sorcini, una posizione molto invitante, centrale e vicina. Vediamo se i giocatori dell'Insieme Sonia opteranno per una battuta di potenza o a scavalcare la barriera. Fischia l'arbitro, va Emma! Vantaggio dell'Insieme Sonia al 45esimo e l'arbitro fischia anche la fine del primo tempo, se non andiamo errati. 1-0 per l'Insieme Sonia, l'ha messa Jeremy Emma direttamente su calcio di punizione proprio allo scadere, una punizione che si era guadagnato da solo superando tre giocatori. L'ultimo a fermarlo era stato Morini, anche ammonito, l'ha messa di giustezza bassa nell'angolino sulla sinistra di Sorcini. 1-0 Insieme a Sonia, se n'è andato un minuto di recupero, era sembrato che l'arbitro avesse fischiato anche la fine dei primi 45 minuti, così non è stato. Lascerà battere, forse giocare altri 30 secondi dopo la battuta, gamba curta, guarda il cronometro Abukar, la gioca per Carletti, viene fermato da Gemmiti e appena tocca il pallone l'Insieme Sonia si chiude il primo tempo della 24esima giornata del campionato d'eccellenza girone B, 1-0 dell'Insieme Sonia sul Monte Spaccato al 45esimo, una perla su punizione di Jeremy Emma. Noi ci sentiamo a inizio secondo tempo. We'll be right back.
bentornati dal Madonna del Piano di Ausonia. Sono entrate in campo le due squadre insieme a Sonia e Montespaccato per la disputa del secondo tempo. Il primo si è chiuso sul risultato di 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete proprio allo scadere di Jeremy Emma direttamente sul calcio di punizione che stesso lui si era procurato qualche istante prima. Secondo tempo che vedrà gli ospiti attaccare dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e monitor. Dalla destra alla sinistra invece insieme a Sonia immagini che vi arrivano grazie al coordinamento di Tiziana Palombi all'esterna 2 di Telegolfo RTG. Comincia il secondo tempo, non ci sono sostituzioni da segnalare a inizio ripresa e quindi gli stessi 22 protagonisti del primo tempo cominciano questi secondi 45 minuti con il Montespaccato che dovrà cercare di produrre di più in fase offensiva per riuscire a recuperare la rete di svantaggio. Attenzione a questo pallone, ottimo in avanti proprio per Emma che ha provato ad intercettare proprio appena dopo 30 secondi di questo secondo tempo. Un buon lancio di Bracco, non ci è arrivato per un niente. Adesso prova sulla sinistra l'azione del Montespaccato, c'è un calcio di punizione per fallo di Quirino su De Dominicis. Calcio di punizione per gli ospiti con Mister Gioia che dà indicazioni ai suoi su come sistemare le linee. Colpo di testa di Sensio, messa con le mani in avanti per Grotta che la gioca all'indietro a favore di Morini. L'autore del fallo su Emma è unico ammonito del match finora. Attenzione a questo lancio in avanti con un braccio nettamente De Dominicis. Il pallone che termina sul fondo ma l'arbitro ha segnalato il fallo di mano del 10 del Montespaccato e quindi sarà calcio di punizione in favore dell'Insieme a Sonia. Con Cassini che lascia la battuta a Ferrelli. Il rilancio del portiere classe 98 Gemmiti va da in avanti per Emma che riesce a stopparla bene, poi viene fermato dall'intervento di Pezzuto, poi fase abbastanza confusa di traffico lì sull'out di sinistra. Fallo laterale subito battuto da Apolloni centralmente per Morini che prova a innescare l'azione offensiva con Grotta che non riesce a mantenere il pallone in campo e quindi rimessa con le mani in favore dell'Insieme a Sonia. Sensio se ne incarica, la gioca all'indietro per Nicola Pirolozzi, ancora Sensio seguito da Di Giovanni, il pallone in avanti per Bracco di testa, la gioca verso Gioia che sta agendo sull'out di sinistra, va Gioia, la controlla con un braccio a detta dell'arbitro e quindi calcio di punizione, era riuscito ad eludere l'intervento di due avversari, Luigi Gioia, Morini. Gamba curta per Grotta, poi ancora Morini. Gamba curta. Pallone sulla destra per Grotta che sale bene, scambia con Di Giovanni, chiude Nicola Pirolozzi, poi c'è il fallo di Grotta. Il calcio di punizione per l'Ausonia. Nicola Pirolozzi alla battuta, c'è Bracco in posizione di offside, il lancio era per Gioia, l'intervento di Grotta, Pezzuto spinto da Emanuele Pirolozzi. C'è il primo cambio del match, esce con il numero 9 Diego Totini, entra con il numero 18 Mirko Russo. Primo cambio scelto da mister Andrea Di Giovanni. Per il Montespaccato esce il numero 9 Diego Totini, entra il numero 18 Mirko Russo. Un Russo che va a giocare a destra dell'attacco del Montespaccato, si accentra
Daniele Di Giovanni. Vediamo come andranno a sistemarsi gli attaccanti del Montespaccato adesso. Il pallone viene giostrato da De Dominicis, che poi la perde, la recupera Emma. Va Emma come al solito in solitaria, viene atterrato e c'è il cartellino giallo per l'autore del fallo, che dovrebbe essere Appolloni se non andiamo errati. Sono le proteste, non riusciamo a capire finché non si gira il numero del giocatore. No, si tratta di Carletti, secondo ammonito del match dopo Morini, entrambi per il Montespaccato. Giudicato fallo tattico in una veloce ripartenza dell'Ausonia, non per la cattiveria del fallo ma per l'economia dell'azione in ripartenza dei padroni di casa. La battuta affidata a Giuseppe Gemmiti. Nicola Pirolozzi prova lo scatto, Emanuele, ma gioca a destra dalle parti di Emma. Gemmiti cerca ancora sulla destra Emma, l'ultimo tocco è di Appolloni, rimessa con le mani per insieme a Sonia, battuta Natoni, va Natoni che subito è in dribbling, attenzione il cross dentro sul secondo palo, ci arriva Gioia che mantiene il pallone in campo, si fa vedere a rimorchio Sensio. Gioia contro cross verso Bracco, l'intervento in scivolata, seguito la diagonale Appolloni, Emanuele Pirolozzi per Nicola di prima intenzione dalle parti di Gioia. Mantiene il pallone in capo, la posizione regolare, ma l'arbitro fischia il fallo laterale. Fallo laterale è stato il primo assistente D'Antoni segnalare l'uscita del pallone. Grotta in avanti per il nuovo entrato russo, c'è fallo di Sensio su di lui. Calcio di punizione per il Montespaccato. Sarà affidato ai piedi di Capitan Gambacurta, al settimo in corso della ripresa. Anzi, la batte Morini, cercato De Dominicis, che però si appoggia sulla schiena di Quirino. Quindi sarà punizione in favore dell'insieme Sonia, con Ferrelli che la batte per Cassini, Matteo Cassini. Il lancio a cercare Jeremy Emma, che insegue il suo diretto avversario che è Appolloni, che poi l'appoggia all'indietro, probabilmente riceve anche una spinta, cade a terra dolorante il numero 3 del Montespaccato. Probabilmente una botta alla spalla per lui, con Abukar che dice ai sanitari del Montespaccato che possono entrare. Finora per insieme a Sonia qui al Madonna del Piano 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Le 3 sconfitte arrivate contro Formia, Nuova Florida e Cavese, l'ultima risale al 12 novembre scorso. 2 i pareggi contro Serpentara ed Arce, risultati di 2-2 e 1-1. Una curiosità per il Montespaccato. Montespaccato, una squadra che ha vinto 3 volte fuori casa quest'anno e ha vinto con il medesimo risultato di 3-1, sia sul campo della Nagni che su quello del Pomezia che su quello del Roccasecca. L'ultima vittoria risale al 3 dicembre scorso proprio contro il Roccasecca. Fallo adesso a centrocampo subito dall'Ausonia. Nono in corso, ritmi che si sono abbassati, ha cominciato subito forte l'Ausonia alla ricerca del secondo gol, potrebbe mettere in cassaforte il risultato. Gioia la dà indietro per Gemmiti, Nicola Pirolozzi in dribbling sul diretto avversario, il lancio a cercare Bracco, poi c'è un fallo di Ponte fischiato a Sensio. Non è d'accordo il numero 3 dell'insieme Ausonia, il pubblico sugli spalti del Madonna del Piano. Morini, Barilaro,
inseguito da Bracco, attenzione a Barilaro che riesce a superare il dribbling, rischia qualcosa di troppo, infatti poi la perde, attenzione 3 contro 1, Natoni sulla destra, c'è Bracco, Bracco in area di rigore, prova a darla ancora a Natoni, ma si è persa qui Lizieva Osonia, non ha sfruttato al meglio questa azione di contropiede, il passaggio di Natoni non era preciso sui piedi di Bracco, che effettivamente non è un giocatore da seguire, da servire in profondità. Dall'altra parte c'era da solo anche Luigi Gioia, si stanno chiarendo i tre, poi c'è stato il fallo in attacco, a parte dell'insieme a Sonia, già battuto il calcio di punizione, la palla viene recuperata da Quirino che poi non ce la fa mantenere il pallone in campo e poi sbaglia completamente Di Giovanni regalando la rimessa laterale agli avversari. Pronto a batterlo Quirino, Gemmiti, lancio in avanti per Bracco, non era facile controllare questo pallone, gamba curta, la pressione da parte di Gemmiti, poi sbaglia lo stesso gamba curta, va in difficoltà sul pressing la difesa del Montespaccato, rimessa con le mani, Sensio centralmente per Natoni che la dà a Nicola Pirolozzi, non precisissimo per Sensio che però la recupera bene, Gioia fermato da Pezzuto, gamba curta, pallone per Grotta, il lancio in avanti a cercare Di Giovanni che si è accentrato, sta facendo la prima punta, sbaglia in questo caso Emanuele Pirolozzi che poi lezioso ma positivo l'intervento di tacco a fermare l'avversario, il lancio in avanti, si disinteressa del pallone russo che era in offside e poi c'è la rimessa con le mani battuta da Nicola Pirolozzi, attenzione a Cassini che rischia qualcosa per Ferrelli, ancora Nicola Pirolozzi, attenzione al pressing di Russo che trattiene Nicola Pirolozzi, c'è anche il limite del cartellino per il nuovo entrato, classe 99 Mirko Russo, battuto il calcio di punizione, Cassini, Di Giovanni, chiedo scusa Emanuele Pirolozzi, il pallone per Gemmiti, poi viene perso dall'insieme a Osonia che poi cerca di recuperarla con Natoni, ancora un rimpallo lì con Emanuele Pirolozzi che dà sulla corsa a Sensio, Sensio supera il diretto avversario, entra in area di rigore, se l'allunga in questo caso Sensio, pallone sul fondo, ma c'è il secondo cambio, esce con il numero 10 De Dominicis, Gianluca De Dominicis, entra con il numero 14 Niccolò Calabresi, quello assomiglia a un 14, oppure non so che numero possa mai essere, 13esimo minuto, in ombra sia Totini che è uscito al quarto minuto, sia De Dominicis. Secondo cambio quindi per mister Andrea Di Giovanni. Sensio, comunque era il numero 14 Niccolò Calabresi, ha preso il posto di Gianluca De Dominicis, il lancio a cercare, a trovare Jeremy Emma che la tiene in campo, viene fermato da Apolloni, poi il nuovo entrato Calabresi, palla viene recuperata da Natoni, poi Gemmiti e subisce fallo Natoni, punizione per insieme a Sonia che mantiene il pallone sempre lontano dalla propria metà campo, si prepara ad entrare anche Andrea De Dominicis che ha svestito la tuta, entrerà tra qualche istante il numero 16 del Montespaccato, mantiene il pallone in campo e guadagna il fallo laterale Sensio. Sensio con le mani difende bene il pallone Bracco, poi con una mano Pirolozzi, con una mano chiedo scusa gamba curta, è chiaro che
questo caso saremmo d'accordo con il capitano del Montespaccato, non era volontario ed era troppo ravvicinato il pallone. Altro cambio per il Montespaccato, esce con il numero 6 Andrea Pezzuto, entra Andrea De Dominicis. Per il Montespaccato esce il numero 6 Andrea Pezzuto, entra il numero 16 Andrea De Dominicis. Sul punto di battuta Asensio, sono ben 5 giocatori dell'Insieme Sonia pronti a staccare al centro dell'area, anche se la posizione di partenza è quella del limite dell'area di rigore del Montespaccato. Parte Asensio e c'è il fuorigioco segnalato sia a Bracco sia a Nicola Pirolozzi sul secondo palo. Il primo l'aveva sfiorata, il secondo ha concluso sul fondo. Ma si era alzata, come abbiamo detto, la bandierina di Tesciotti. Senzio di prima intenzione, cerca e trova Natoni, ancora dalle parti di Senzio che prova a controllarla. Russo col tacco, Senzio l'anticipa, poi gamba curta, la palla resta lì, ancora gamba curta, in mezzo a tre, molto bene. Il pallone viene giostrato da De Dominicis, poi per Di Giovanni, va Di Giovanni, si piazza il pallone sul mancino, rientra adesso sul destro al limite dell'area di rigore, prova la battuta, contrato molto bene da Quirino che aveva seguito il taglio. Emanuele Pirolozzi, Bracco su di lui in due, difende posizione pallone, guadagna un buon fallo laterale sulla chiusura di Andrea De Dominicis. Senzio per Nicola Pirolozzi, il lancio dalle parti di Bracco, troppo lungo, direttamente tra le braccia di Sorcini. Morini, gamba curta, Grotta per De Dominicis, centralmente per Calabresi, ancora De Dominicis, il tunnel ai danni di Gemmiti, poi il lancio in avanti di Russo per Carletti, un po' in ombra in questo inizio ripresa, uno contro uno di Carletti che c'è il pallone sul mancino, arriva anche Grotta, va all'indietro per gamba curta che prova a sventagliare dall'altra parte per Di Giovanni che come sempre semina il panico. Attenzione, limite dell'area, calcio di punizione, il fallo è di Quirino. Calcio di punizione da posizione interessante per il Montespaccato, come sempre è Di Giovanni a dar fastidio alla difesa biancazzurra. Prende il pallone gamba curta, vediamo se sarà lui a battere o se lo stesso Di Giovanni si incaricherà della battuta verso la porta difesa da Emanuele Ferrelli. Salgono in area di rigore anche altri cinque giocatori del Montespaccato, vediamo se ci sarà uno schema o se la squadra capitolina deciderà di tirare direttamente in porta. Ricordiamo che la partita è stata sbloccata al 45esimo, anzi è un calcio di punizione di Jeremy Emma. Barriera 4 per Ferrelli, sulla palla resta il solo gamba curta. Fischia l'arbitro, parte gamba curta, il pallone che esce di non molto, aveva cercato il primo palo il capitano del Montespaccato. Non trovando però lo specchio della porta, tre giocatori dell'Insieme Sonia hanno appena cominciato il riscaldamento, tre cambi già effettuati dal Montespaccato, ancora nessuno per mister Roberto Gioia. Gamba curta, intervento falloso su Bracco. Calcio di punizione per l'Insieme Sonia che non ha nessun interesse ad accelerare. Andato così, diciamo vicino al raddoppio, ma deve stare attento. Attenzione a Jeremy Emma, al limite dell'area. Emma si fa vedere Bracco, in area di rigore Bracco! Raddoppio dell'Insieme Osonia, meritato raddoppio. Bracco, dopo aver preso tante botte
dopo aver saltato su tanti palloni, trova il raddoppio per i suoi. Minuto 20 della ripresa, il gol del raddoppio costruito sempre da lui, da Jeremy Emma, palla dentro, si è fiondato bene, è arrivato bene sul pallone Gennaro Bracco e ha messo dentro il raddoppio dell'insieme Ausonia, 2-0. E adesso si fa più difficile per il Montespaccato, che proprio un minuto fa aveva sfiorato il palo con gamba curta su calcio di punizione. Messo le cose a posto invece Gennaro Bracco. Calabresi, mette in fallo laterale Natoni, Asensio, Appolloni con le mani, Quirino, Calabresi, Emma, il pallone non è uscito, gamba curta all'indietro per Barilaro, Barilaro scambia con Morini, poi fa partire un lancio in avanti per Di Giovanni che si è un furetto, palla al piede, ma tra le sue doti non ci sono certo quelle di bomber alto sulle palle alte. Attenzione a questo pallone di Emanuele Pirolozzi per Luigi Gioia, al limite dell'area di rigore, la scivolata di Grotta, ancora Gioia, si va a vedere Sensio vicino a lui, ancora la scivolata di Grotta, l'ultimo a toccare è stato proprio il numero 3 dell'insieme Ausonia e quindi ci sarà rimessa dal fondo. Gioia si lamenta, vorrebbe il fallo di Grotta, è battuto questa rimessa dal fondo con gamba curta, l'appoggia all'indietro per il lungo lancio di Morini a cercare Carletti, letteralmente sparito dal terreno di gioco, aveva disputato un buon primo tempo, soltanto un'ammonizione in questa ripresa, ci riprova adesso Carletti. Grotta di prima intenzione, attenzione, la mette al limite dell'area, esce molto bene Nicola Pirolozzi che poi fa ripartire velocemente l'azione per Bracco, il lancio di Quirino a cercare Emanuele Pirolozzi, la chiusura di Grotta, ma il pallone resta ancora nella disponibilità di Emanuele Pirolozzi che però la regala a Russo. Russo, il pallone è centrale, attenzione a Ferrelli che addirittura in un'uscita bassa di testa anticipa compagni di squadra ed avversari. Quirino, Emma, l'ultimo a toccare Appolloni, rimessa con le mani per l'insieme a Sonia. Roberto Gioia applaude al suo estremo difensore che ha preso più di un rischio ma ancora una volta è stato preciso nell'uscita così come nel primo tempo. Adesso c'è fallo di Bracco, battuto il calcio di punizione da parte di Morini, fa buona guardia Cassini, l'uscita senza difficoltà stavolta di Emanuele Ferrelli. Siamo a metà secondo tempo, 2-0 per l'insieme Ausonia, al 45esimo Jeremy Emma, al 65esimo Gennaro Bracco. Colpo di testa cercato da Carletti verso Russo, chiude Sensio, Ferrelli. Il pallone arriva proprio dalle parti della nostra postazione. Fallo laterale per il Montespaccato con Grotta che cerca in avanti Carletti che si gira, la dà per De Dominicis, non aveva seguito nessuno l'azione, adesso addirittura con l'ingresso di De Dominicis abbiamo visto che Carletti sta facendo la punta centrale e Di Giovanni è passato sul lato di sinistra, Morini chiude per Appolloni, attenzione a Natoni che stava arrivando prima dell'avversario, il rilancio in avanti proprio per Di Giovanni, va Di Giovanni contro Quirino, Di Giovanni se ne libera, Di Giovanni il pallone dentro per Russo, il colpo di testa di Nicola Pirolozzi, poi Gemmiti che è andato crescendo nel corso del match, Emanuele Pirolozzi, il taglio di Emma, il pallone per lui, entra in area, posizione regolare, Emma sul secondo palo, ce l'ha!
No, incredibile! Incredibile, Bracco, non sappiamo cosa sia successo tra palo e portiere, ma si è divorato la palla del 3-0. Si alza la bandierina intanto, Russo in fuorigioco. Stavamo già esultando. Una buona azione da parte dell'insieme Ausonia. C'è il cambio, intanto esce con il numero 9 Bracco, che chiede scusa al pubblico per questa palla gol. Non si è accorto che è stato richiamato dal suo allenatore. Il 26esimo esce Gennaro Bracco, che ancora deve guardare la tabella, sta ancora pensando al gol divorato. Ecco, adesso se ne è accorto, sta abbandonando il terreno di gioco. Cambia al 26esimo, è entrato Di Vito. Gennaro Bracco, entra il numero 15, Benedetto Di Vito. Primo cambio del match, non crediamo che sia stato per punizione. Adesso Gioia va a fare il centrale nell'attacco dell'insieme Ausonia. Pallone per Natoni, che subisce fallo da Di Giovanni. Punizione per l'insieme Ausonia, 19 minuti più recupero dalla fine del match, 2-0. Ma l'insieme Ausonia che si è divorata con Bracco la palla del 3-0, tutto solo contro il portiere. Natoni difende il pallone sulla pressing di due avversari, poi Cassini per Ferrelli, che si avventura in un dribbling abbastanza rischioso, poi Natoni la controlla. Adesso l'Ausonia deve mantenere alta la concentrazione, non può permettere al Monte Spaccato di rientrare in partita. Sta riscaldando anche Anthony Badu. Vediamo se sarà lui il prossimo cambio fra qualche minuto di mister Roberto Gioia. Attenzione all'errore di Nicola Pirolozzi, che regala la palla a De Dominicis, parte in posizione probabilmente irregolare Carletti, ma viene chiuso molto bene da Gemmiti. Chiede scusa Nicola Pirolozzi. Dicevamo, la concentrazione deve restare alta. Si deve dare modo al Monte Spaccato di rientrare in partita. Il cross al centro, c'è il fallo fischiato ai danni del difensore dell'insieme Ausonia, c'è anche il cartellino giallo per Daniele Di Giovanni, probabilmente reo di aver sbracciato, intendo fallo su Gemmiti. Calcio di punizione in favore dell'insieme Ausonia. Rinvio dalle parti di Sensio. Poi Mourini, Nicola Pirolozzi in chiusura dalle parti di Ferrelli. Rilancio era in fuorigioco, Gioia non Emma, che arriva sul pallone, riesce ad avere la meglio di Grotta, si allarga Emma contro Grotta, prova il dribbling, ancora Emma, tiene il pallone in campo, no. Rimessa dal fondo per il Monte Spaccato. Morini. Barilaro. Appolloni. Prova la chiusura di Vito, che deve ancora toccare il suo primo pallone. Di Giovanni la dà centralmente, ma trova soltanto Cassini. Eccolo Di Vito che tocca il suo primo pallone, la
triangolo con Emma, ancora Di Vito, mette il pallone sul secondo palo, arriva Emanuele Pirolozzi, al volo la parata del portiere, poi ci prova in mezza rovesciata Luigi Gioia e il pallone termina sul fondo. Buona sortita offensiva da parte dell'Insieme Ausonia, sempre azione innescata da Jeremy Emma che ha chiuso bene il triangolo con Di Vito, il cross per Pirolozzi, di prima intenzione la battuta, la parata di Sorcini. Laterale dalle parti di Gioia che ne guadagna un altro. Senzio per Nicola Pirolozzi che prova la sventagliata dalle parti di Di Vito, arriva prima di lui Sorcini e mantiene il pallone in campo, poi viene fischiato fallo di Di Vito sull'estremo difensore avversario. 15 più recupero al termine del match, al momento la gara la sta amministrando la squadra di mister Roberto Gioia sul 2-0. Gemmiti di testa due volte, poi la palla viene recuperata da De Dominicis, Di Giovanni va da solo sul pallone, l'intervento di Gemmiti, ma la recupera Russo, attenzione sul mancino, parte Russo, termina sul fondo la conclusione del numero 18 del Monte Spaccato, che prova in qualche modo a tirare verso la porta difesa da Emanuele Ferrelli, che va al rilancio, cercato Emma di testa verso Di Vito, arriva Barilaro, colpo di testa di Carletti, poi Di Giovanni fermato da Nicola Pirolozzi, Di Vito a Polloni su di lui, ma arriva Quirino che regala però il pallone a Gambacurta, si ferma Gambacurta, la gioca ancora per Calabresi. Il triangolo con Apolloni, va in copertura Cassini e va a guadagnarsi la rimessa dal fondo. Sveste la tuta Vadu, pronto a fare il suo ingresso in campo. Per ora solo una sostituzione per mister Gioia, l'ingresso di Di Vito al posto di Gennaro Bracco, autore del secondo gol del match. Gioia, Emanuele Pirolozzi non riesce a chiudere bene il triangolo con il capitano dell'Insieme Ausonia, con le mani, già battuto da Grotta, poi Russo, Cassini troppo debole, il pallone dentro di Di Giovanni verso Carletti, fortunatamente era lungo. Stare attento a queste, l'Insieme Ausonia deve stare attento a queste leggerezze difensive. Attenzione a Gioia che difende bene la posizione, raggiunge il pallone al vertice dell'area di rigore, va Gioia, il tiro, si distende Sorcini e fa su il pallone. Molto pericolosa la squadra biancazzurra con queste ripartenze. Ovviamente il Monte Spaccato deve giocare le sue ultime carte, ovviamente sta alzando notevolmente il baricentro, proprio per questo bisogna che la palla mai come in questa fase del match abbandoni il reparto difensivo dell'Insieme Ausonia. Insieme Ausonia che ha fatto questo in pratica per circa un'ora di gioco e forse adesso si sta un po' troppo rilassando in alcune chiusure. Gambacurta la gioca con Barilaro, il lancio a seccare Carletti di testa a Cassini, sfortunato in questo caso Cassini che poi la riconquista per Quirino, va da solo Quirino, subisce fallo da parte di Carletti. Eccolo il cambio, esce con il numero 10 il capitano Luigi Gioia e lascia il posto ad Anthony Badu. C'è più bisogno per mister Roberto Gioia di dare interdizione a centrocampo. 10, capitano Luigi Gioia.
a 10 dalla fine questo cambio 12, per l'insieme Osonia, che lascia come unico giocatore offensivo Jeremy Emma, rinfoltendo così il centrocampo anche in vista delle veloci ripartenze. Ricordiamo che Jeremy Emma tra l'altro è diffidato, chissà se mister Roberto Gioia lo tirerà fuori prima della fine del match per evitargli il cartellino, il colpo di testa di proprio di Emma su Di Vito. Ancora si scontrano Di Vito e il portiere Sorcini. Ancora viene fischiato il calcio di punizione in favore del Montespaccato. Prossimo turno che l'insieme a Sonia giocherà sul campo del Virtus Nettuno. Il Montespaccato invece ospiterà il Città di Anagni. De Dominicis subisce fallo da Asensio. Tutto il calcio di punizione da Grotta per Morini, Barilaro. Apolloni, ancora Barilaro sulla pressione di Emma. Morini chiede palla a De Dominicis. Il lancio in avanti per Carletti, poi De Dominicis. Calabresi chiama alla salita Apolloni, che mantiene il pallone in campo. La chiusura di due giocatori dell'insieme Osonia, poi libera Gemmiti, gamba curta, forcing finale in questi ultimi 10 minuti, supponiamo, per il Montespaccato. Morini, come sempre l'azione passa dai piedi di gamba curta. Ancora Morini prova il lancio per Grotta in area di rigore, il tocco dentro, attenzione alla conclusione di Russo, era tutto regolare e Russo ha sfiorato la rete del 2-1. Un po' leggera la difesa dell'insieme Osonia. Eccolo il terzo cambio per Gioia, esce Quirino ed entra Pascarella. Un classe 99 per un altro classe 99. Per l'insieme a Sonia esce il numero 2 Benedetto Quirino, entra il numero 17 Marco Pascarella. Rinvio dal fondo per Emanuele Ferrelli. Ad 8 più recupero dalla fine del match, la Sonia deve assolutamente mantenere il doppio vantaggio. Si gira molto bene Emma, si fa vedere sulla destra di Vitolo, guarda Emma, poi preferisce andare sulla sinistra, lì vicino a lui, da Emanuele Pirolozzi. Poi il pallone centralmente per Badu, che tocca la sua prima palla del match e lo fa all'indietro per Pascarella. Pallone dentro, anzi era di Vito, Pascarella era andato in sovrapposizione, gamba curta di Giovanni, arriva Asensio che prova a giocarla in avanti, va Asensio da solo, si ferma Emanuele Pirolozzi. Emma potrebbe provare la battuta verso la porta, lo fa, puntato il campanile dalla chiesa della Madonna del Piano, se la ride con Emanuele Pirolozzi. Ci ha provato Jeremy Emma. Barilaro, gamba curta, prova ad uscire, a dar fastidio Natoni. Barilaro, Morini, il lancio di Morini. Pirolozzi di prima intenzione non ci pensa su due volte, è quello che deve fare l'Ausonia in questo finale, va dare poco alla forma e tanto alla sostanza, quella sostanza che dovrebbe lasciare a meno due il Montespaccato. Natoni, attenzione, qualche rischio per Pascarella, poi Di Vito, il lancio finisce direttamente in fallo laterale. Attendendo i risultati di Audace Latina Scalo Sermoneta, insieme a Osonia con questi tre punti potrebbe raggiungere le due compagini in classifica, ovviamente
quando la partita andrà in onda già saprete il finale di questi campi. È scivolato intanto De Dominicis con il pallone che viene riconquistato da Badu. Emanuele Pirolozzi, Sensio, il lancio a cercare Jeremy Emma che è più veloce di Morini, ma arriva prima il numero 5. Jeremy Emma però ruba palla, c'è solo Di Vito al centro dell'area, anzi è Pascarella, libera Barilaro, poi il lancio in avanti per Di Giovanni, per Russo, posizione regolare, va Russo per Carletti, anche lui posizione regolare, la conclusione alta sopra la traversa. Quarto cambio, esce Jeremy Emma, come vi dicevamo, in diffida, è entrato in diffida dopo la partita contro la Nuova Florida. Quindi lo richiama in panchina mister Roberto Gioia. Numero 11, Jeremy Emma, entra il numero 18, Lorenzo Radu. Entra Radu al suo posto, senza dubbio Jeremy Emma, il migliore in campo del match, ha sbloccato lui il risultato al 45esimo su un calcio di punizione che si era procurato segnando il panico al limite dell'area di rigore avversaria, ha fornito l'assist per Bracco al 20esimo della ripresa per il raddoppio dell'insieme a Sonia. Eccolo Radu che trocca il primo pallone, attenzione Emanuele Pirolozzi per lo scatto di Pascarella, poi in scivolata Barilaro libera, arriva Sensio, pallone giostrato da Emanuele Pirolozzi, pallone in campo. Gemmiti, Nicola Pirolozzi, la sventaglia in avanti ma la riprende il Montespaccato, si scontrano poi Di Giovanni e Nicola Pirolozzi, resta a terra il 6 dell'insieme a Sonia. 4 minuti più recupero alla fine del match. Testa contro testa, è stato punito però l'intervento del numero 7 del Montespaccato che è andato diretto su Nicola Pirolozzi. Si chiariscono i due, si danno il 5. Sensio, il lancio dalle parti di Radu, attenzione Radu si libera della prima marcatura di Morini, poi va Radu centro dell'area, gamba curta Radu, c'è la spinta però del numero 18 su gamba curta. Calcio di punizione già battuto dal Montespaccato. Grotta, attenzione a questo pallone che però viene ripreso da Sensio che non ci pensa su due volte e la sparacchia direttamente sul fondo dall'altra parte. 3 minuti al 90esimo. Morini, il rilancio, il colpo di testa di Nicola Pirolozzi, poi Badu verso Natoni, ancora Di Vito, si ferma Di Vito, supera in dribbling dando palla a Natoni, poi Badu sulla sinistra, c'è Emanuele Pirolozzi, fuori gioco, si alza la bandierina del secondo assistente Tesciotti, aspettato un attimo di troppo Badu per dare palla ad Emanuele Pirolozzi, ecco Badu che recupera il pallone, lo dà a Asensio, poi di prima intenzione Natoni, non c'era Emanuele Pirolozzi che era rientrato. Morini prova il lancio lungo, Nicola Pirolozzi la mette giù. Attenzione, la pressione di Giovanni. Il Montespaccato guadagna una buona rimessa laterale in attacco, anche se la batte molto dietro Grotta. Attenzione a questo pallone recuperato però da Emanuele Pirolozzi. Badu ancora per il numero 7 dell'insieme a Sonia, che si ferma, non ha fretta l'insieme a Sonia. Gemmiti, lo scatto sulla destra di Di Vito, lo vede Gemmiti, ma non ce la fa Di Vito ad arrivare sul pallone. Rimessa con le mani già battuta, Barilaro la sventaglia in avanti, colpo di testa di De Dominicis, poi pallone giostrato da Natoni, era scattato dall'altra parte Emanuele Pirolozzi, Natoni lo gioca lì vicino per Di Vito che vince il rimpallo, la dà a Radu, poi c'è fallo sul numero 18 biancazzurro. Calcio di punizione per l'insieme a Sonia che lascia scorrere questi ultimi secondi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero. Esce Emanuele Pirolozzi al 90esimo. Per il
ed entra Colacicco. Tra Colacicco al posto di Emanuele Pirolozzi, spazio anche per il classe 98 Francesco Colacicco. Ultimi scampoli di gara, c'è anche cambio per il Montespaccato, entra il 18 già era in campo probabilmente, esce il 18 per il Montespaccato, esce Mirko Russo, il 18 Mirko Russo, entra il numero 17 Federico Alzani. Abbiamo capito se avesse qualche problema o se mister Andrea Di Giovanni lo ha in qualche modo punito, eppure si era ben comportato Russo, però non ha l'aiuto dello staff medico, quindi probabilmente è una sorta di rimbrotto da parte dell'allenatore che lo ha richiamato in panchina. Era entrato al quarto minuto della ripresa, è uscito al 90esimo. Prova questa sortita offensiva Di Giovanni, il pallone in avanti viene intercettato, ma la palla poi viene recuperata proprio dal nuovo entrato Alzani. Eccolo Di Giovanni, fallo di Batu, calcio di punizione per il Montespaccato, non è stato segnalato il recupero, se ne sono andati 30 secondi. Nella concitazione dei cambi non è stato segnalato recupero che ha scelto di dare a Bucar. Supponiamo possano essere 3 o 4 minuti di recupero scelti dal direttore di gara della sezione di Aprilia. Attenzione, seguiamo questo calcio di punizione per il Montespaccato quando si è andato il primo minuto di recupero. Sul pallone gamba curta, praticamente tutto il Montespaccato pronto a staccare in area di rigore, gamba curta sul secondo palo, cercato Morini, arriva Nicola Pirolozzi per primo a liberare Grotta, partire il controcross, poi pallone recuperato in un primo momento dall'Insieme a Osonia, poi riperso. Attenzione a questa situazione un poco difficile, viene sbrogliata bene da Nicola Pirolozzi. Attenzione, 2 contro 1, il lancio in avanti per Pascarella e Radu, arriva Grotta ma c'era fuori gioco da parte di uno dei due attaccanti, probabilmente Pascarella. Battuto subito il calcio di punizione mentre se ne sta andando via anche il secondo minuto di recupero oltre al 90esimo. 2-0, partita in ghiaccio. Barilaro, il lancio in avanti, Cassini non ci arriva, Di Giovanni prima di lui, probabilmente con gamba tesa, l'arbitro lascia proseguire ancora Di Giovanni. Il movimento di Alzani, il nuovo entrato Di Giovanni non lo serve, poi un rimpallo con Colacicco che la salva, ancora Di Giovanni che in pratica sta giocando da solo da quella parte del campo, è l'unico che effettivamente è riuscito a impensierire la difesa dell'Insieme Osonia questa domenica. Rimessa con le mani, lunghissima, in area di rigore, stacca Cassini a liberare Di Vito, la tiene giù, lo scatto di Radu, il pallone viene intercettato da Barilaro, la scivolata di Di Vito, ancora Barilaro, arriva a gamba curta che la gioca all'indietro per Morini che di prima intenzione la dà in avanti, colpo di testa ancora di Cassini a liberare Natoni, il fallo su di lui, adesso Natoni dovrà stare a terra quel che basta per non permettere al Montespaccato di continuare questa pressione nella tre quarti avversaria. Calcio di punizione battuto, se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, è pronto a bucare a fischiare, arriva il triplice fischio del direttore di gara, l'Insieme a Sonia batte il Montespaccato per 2-0. Più volte ha sfiorato anche la rete del 3-0, una vittoria importante che risponde alla sconfitta dello scorso turno in casa del team Nuova Florida. Le reti al 45esimo di Jeremy Emma su calcio di punizione, al 20esimo della ripresa su assist di Jeremy Emma, la conclusione in rete di Gennaro Bracco. Per quanto riguarda il match, io ringrazio l'esterna 2 di Telegolf RTG coordinata da Tiziana Palombi, da Vito Coppola, un buon proseguimento di domenica, vi lascio ovviamente alle interviste post gara.
A fine partita con mister Roberto Gioia. Allora, mister, dopo la sconfitta in casa della capolista, era importante ricominciare a vincere in un 2018 che ha dato tante soddisfazioni finora alla squadra. Sì, ma io ero tranquillo sotto questo aspetto, l'ho detto anche in settimana, io ero convintissimo che avremmo fatto una grande partita lì a Ardea con il Team Florida, e allo stesso modo ho detto che sicuramente avremmo fatto una grandissima partita oggi in casa col Monte Spaccato, perché la squadra sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, sappiamo quello che dobbiamo fare, adesso abbiamo le nostre certezze, quindi andiamo in campo consapevoli delle nostre forze e sapendo quello che dobbiamo fare. Mister, ci è sembrata una squadra serena, perché nonostante l'avversario fosse diciamo inferiore comunque alla rosa all'inizio, non si è trovata proprio il bandolo della matassa, era difficile con i palloni lunghi di Nicola Pirolozzi per gli attaccanti. Bracco ha preso tante botte, infatti l'ho detto, ha segnato il secondo gol dopo aver preso tante botte lì davanti, però con la pazienza di non andare mai nel pallone e di trovare poi con una perla di Emma il vantaggio. E questa è la grande soddisfazione che mi porto a casa oggi, che siamo cresciuti anche sotto questo aspetto, nel senso che non avendo la possibilità di sbloccarlo subito il risultato per mancanze nostre e per bravura dell'avversario, siamo stati bravi poi a mantenere la giusta tranquillità, sapendo che poi prima o poi il gol sarebbe uscito. Contentissimo poi se facciamo gol su schema preparato ancora di più. Bracco sta ancora pensando a quella palla gol, poi lei l'ha tirato fuori un secondo dopo quella palla gol, non penso, era già programmato il cambio, però non si è neanche accorto di essere stato sostituito perché pensava a quella palla gol. Sì, vabbè, ma Gennaro è un generoso, noi lo sappiamo, io più dei gol a lui gli chiedo di lavorare per la squadra, lui in questo senso è bravissimo, quindi poi ecco, può succedere anche che ci mangiamo quel gol facilissimo, fortunatamente eravamo sul 2-0, quindi non abbiamo pagato, però facciamo comunque i complimenti a tutti, perché sono partite queste che ancora di più ci danno la consapevolezza di essere una buona squadra. Il pubblico la adora, infatti tanti cori nei suoi confronti, non dei giocatori che ci hanno messo l'anima, no, non perché non siano legati ai giocatori, ma i cori erano per Roberto Gioia. Sì, io li ringrazio perché sono anni che sto qui, sono ragazzi che conosco benissimo e quindi loro sanno che io do tutto me stesso per questa squadra, per questa società. Poi ci sono delle persone come loro che mi vogliono bene, ce ne sono altre che me ne vogliono meno. Prendiamo per buono quelle positive, ci buttiamo alle spalle quelle negative. Dopo questi ultimi risultati, ultima domanda per quanto mi riguarda, quali sono gli obiettivi dell'insieme Osonia? Quello di finire il campionato nella zona alta o magari qualche speranzuccia, anche se è difficile, verso quel secondo posto? Noi vogliamo cercare di fare il meglio possibile, questo senza retorica, con la massima tranquillità e serenità, pensando partita per partita, perché poi se lavoriamo come stiamo facendo e giochiamo con la consapevolezza di essere una buona squadra, a mio avviso possiamo toglierci ancora grandi soddisfazioni. Diamo magari spazio a qualche 2000 che sicuramente per noi anche in prospettiva sono importanti. Cerchiamo di fare l'uno e l'altro. Con mister Di Giovanni a fine gara, un Monte Spaccato che ha tenuto molto bene nel primo tempo, chiudendo gli spazi all'insieme a Sonia, poi una perla di Emma su calcio di punizione, ha cambiato un po' la partita, anche perché nel secondo tempo i padroni di casa sono sembrati molto più certi delle proprie possibilità e qualità. Sì, diciamo che avevamo qualche defezione, quindi avevamo un po' preparato la partita al primo tempo cercando di non prenderle, chiudendovi tutte le traiettorie, e insomma mi è sembrata abbastanza soddisfacente come primo tempo. E il secondo tempo l'avremmo voluto giocare in maniera diversa, chiaramente poi col gol del giocatore dell'Ausonia le cose sono cambiate. Al secondo tempo sicuramente non siamo stati bravi a proporre qualcosa di positivo, soprattutto lì davanti.